quello che c'è da sapere per puntare nel modo giusto alla roulette. La prima cosa da fare è acquistare chip. Ciascun giocatore riceve un colore diverso, in modo che il dealer sappia a chi appartiene ogni puntata. Prima del lancio della pallina, decidete che tipo di puntate piazzare. Il tavolo della roulette si divide in due parti, l'interno e l'esterno. Al tavolo c'è sempre un minimo di puntata, di solito di 5 dollari, che vale sia per l'interno sia per l'esterno. Ma esiste una differenza importante quando puntate all'interno. Potete infatti suddividere i vostri 5 dollari in quante diverse puntate volete. Ma quando puntate all'esterno dovete piazzare almeno 5 dollari su ciascuna puntata. Esistono molti modi per puntare all'interno. Il numero singolo paga 35 a 1. Se volete puntare su un numero ma non riuscite a raggiungere il tavolo, lanciate la chip al dealer e annunciate il vostro numero. Potete anche puntare su un numero sul quale qualcun altro ha già scommesso, posizionando la vostra chip proprio sopra le loro. Potete puntare su due numeri contemporaneamente piazzando la vostra chip sulla linea che li divide. Questa puntata si chiama cavallo e paga 17 a 1. Potete puntare su una riga di tre numeri posizionando la chip sulla linea che separa l'interno dall'esterno. Questa puntata si chiama terzina e paga 11 a 1. Potete anche puntare su quattro numeri contemporaneamente piazzando la vostra chip nell'intersezione delle linee. Questa puntata, il carré, paga 8 a 1. La puntata di gran lunga più famosa alla roulette è il rosso o nero, che paga alla pari. Potete anche puntare sull'uscita di un numero pari o dispari, anche questa puntata paga alla pari. Potete scommettere pure sulla prima o seconda metà del tavolo, altra puntata alla pari, oppure su 12 numeri alla volta per vincere due volte l'importo scommesso. Puntare sulle colonne è un modo diverso di scommettere su 12 numeri per volta per vincere il doppio dell'importo. Nella roulette, il casinò ha un vantaggio a causa dello zero verde della ruota. La roulette europea è disponibile anche nei casinò del Nord America e ha un solo zero. La tradizionale roulette americana ha uno zero e un doppio zero. A meno che non puntate sullo zero, se la pallina capita sul verde, perderete le vostre scommesse. Visitate casinotop10.it per ulteriori consigli sui casinò.